Yoke is dead. Yoke, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Your acorns? No idea. Path to the summit's clear. You can always go looking for them. Or just go home? This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. What are we to do? Come, Geralt. It's time. Manage. On your own. Beh, salve ragazzi e bentornati su The Witcher 3. Nel precedente episodio abbiamo, in realtà in questo, abbiamo concluso la quest del Monte Brullo perché mancava la cutscene che pensavo non ci fosse, però c'è. Gli uomini del Velen dovranno imparare a cavarsela da soli e adesso noi andiamo a Novigrad a reclutare maghe. It's changed a bit since I last left. Radovid's growing bolder. They say whoever takes Novigrad will take the north. A free city full of riches, tempting prize. Devo dire che non apprezzo molto quel glitch grafico nel cappuccio di Ciri, anche perché Ciri non può cambiare equipaggiamento, quindi quel modello è per forza così. Vabbè, ciccia. Timo e Rosmarino, già vedo donne seminude, quindi qualcosa non mi torna, credo. Quello è sbronzo, perfetto. Ready some tankards! With gifts! Geralt! Ciri! When I learned Geralt had found you. Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Abbiamo detto che saremmo stati sinceri? E vabbè. Just finished hunting down the crones of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you would have busy morn then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. I've a little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Andiamo direttamente al sodo. Anyone here besides us? Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to Crippled Cates. Yen? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting too. Non chiedo, probabilmente se l'è presa e basta la stanza. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Ok. Quindi devo. Ah, devo parlare con tutti e tre. Gli ultimi preparativi, penso che questa sarà una quest che dividerò in tre video, perché se ognuno bisogna fare qualcosa. Ah, questo è il mio pratico deposito in cui posso togliermi dalle scatole queste armi che francamente non ho intenzione di. Come cacchio si dice? Parole mie, eh. Vabbè, non mi viene la parola. Ah, di smontare, era quella la frase. L'abitudine di Geralt di salire sulle cose e andiamo a parlare un po' con tutti. Ciri ci aspetta fuori, ma alà. Triss a liberare Filippa, Yen a rifare Margherita. Ah, però non dobbiamo parlare. Ah no, prima parla con il. Quindi sono quattro, non tre cose da fare. Mi sono leggermente confuso perché vedevo il diverso il segno. Allora, andiamo prima a parlare con Uma. Perché io lo continuerò a chiamare Uma fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente ho sbagliato stanza. Perché ancora è al piano ancora più sopra, giusto? Sì. In effetti però dovevo capirla, è la suite, quindi. Beh, così sweet non mi sembra. Ma vabbè.
È solo per la dimensione, in effetti. Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlareth adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Io mi sto un po' inquietando per questa affermazione. Skip the guessing games. I'm tired. The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. Two others remain. How do we get rid of them? Caranthir is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Per chi si fosse perso qualche parte... Vabbè, finiamo prima il discorso, poi... Regicide. Serious stuff. Take it not many know about this. Of the living? Only I. And Eredin, of course. Question is, can you get Gels to believe you? Nothing you need worry about. Haven't mentioned killing Gels. Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example. One such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Sì, facciamolo. Let's go. Who are you? Friends. Are your parents home? Aye, but they're busy. Mum's off to par with a frying pan. Cause he, bothered this lady? Fucked. I see. We shan't bother them. Will you let us in? I will. Giustamente, si presenta un elfo che vi ricordo che in questo mondo, nella storia dei Witcher, gli elfi sono praticamente le creature bisfrattate e un Witcher. Bisfrattato allo stesso modo e il bambino li fa entrare. E bella la vita. Ok, dobbiamo scendere. Comunque, quello che stavo cercando di dirvi prima era che, per chi se lo fosse perso, la caccia selvaggia, in realtà sono tutti elfi provenienti da un mondo parallelo in cui gli elfi non sono sottomessi agli umani. Per quello sono... E Avalak, Uma, e... fa parte di quel mondo, quindi per quello è così figo, mentre vi sfido a trovare un elfo fiero. Ok. Ah, proprio un portale nel vero senso della parola. Vi sfido a trovare un elfo fiero in questo mondo. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gels. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's no, Hiro Nakamura è il signore dello spazio e del tempo. Non dire cavolate, Uma. I hate portals. Me l'ho dimenticato dell'odio di Geralt per i portali. Da Novigrad, nelle topaie, a... Siamo arrivati assieme, che culo. Credo.
O quella è un'altra persona che gli assomiglia davvero tanto. Che bella questa cutscene, veramente bella. Ok, tanto notare che per motivi che io non capisco, Avalak sembra avere un abito simile a quello di Yennefer, quello alternativo, quello che ho sempre tenuto perché mi piace tantissimo. Ever seen such canyons in your world? Come, you must go. Ah, quindi dobbiamo zompettare di portale in portale finché non arriviamo. Sarebbe più comodo se potessi correre. What is this place? A very old world, thoroughly Ok, reeked of quindi questo qua è destruction. un post-apocalisse tipico. Anything live here? Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. Ah, beh, We must be careful they don't sense i us. granchi giganti. And before, were there any people or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did Allora, live here? qui mi sto un po' Sentient rosicando perché monsters of sto in some silenzio per sort? farvi sentire i dialoghi, però non Look succede at niente those di che. cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea? Mean there were water creatures here once? No creatures, merely a sea. Trying to say that. That there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so, in fact, than you humans. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world to the last drop. Io qui non so se voi preferite effettivamente chiuse in silenzio Ah, o ci parlo before. sopra. Ok, abbiamo trovato il Looks more like a portale. ruin. Appearances can be Le deceiving. apparenze possono So what are ingannare. we Come si waiting attiva un for? portale? For it to open. Shouldn't take but a few moments. Vediamo. Probabilmente arriverà dopo che arriva lui, infatti. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. E mi Wonderful. pareva strano che ci facciamo un intero mondo senza. Uccidi i mostri. Intanto devo aspettare l'apertura del portale, quindi io inizio a mettermi tutte le mie. Oh, guarda caso, assomigliano moltissimo alle. Come cacchio si chiamano? Sono un imbecille. Avevo il tempo per prepararmi allo scontro e non l'ho fatto perché non mi aspettavo uno scontro, probabilmente solo per quello. È un modo gentile per non farmi sembrare troppo imbecille dire questa cosa. Ok, ma finalmente qualcosa che non è resistente troppo al fuoco, anche se questi ci crederei che sono resistenti al fuoco, visto che abitano in un mondo così arso. Per chi non lo sapesse, arso vuol dire bruciato, e vabbè, lasciamo stare. Comunque, quindi non mi sorprenderebbe troppo. Ma se io mi mettessi qui, no? Ok, no. Purtroppo hanno abbastanza stamina, o stamina, come preferite, da beccarsi in faccia e continuare ad attaccare. Quindi o uso, devo usare quello tutto quanto assieme, non quello sostenuto. Ma fortunatamente Avalak un minimo sa difendere. Meno male. Mi sono reso conto che ho. Cioè no, mi sono reso conto che mi sono dimenticato di. Come si dice? Di. O sono salito di livello adesso non me ne sono accorto, oppure sono salito di livello nello scorso episodio e non. Me ne sono completamente dimenticato di mettere il punto. Ah, quindi qui conviene fuggire e basta. Però sono curioso di vedere cosa avrebbero lootato. Ho messo troppe T. Credo che continueranno ad arrivare all'infinito, quindi non potrò lootarle in maniera tradizionale senza morirci in maniera molto brutta. Dai. Me ne basta lootarne uno, Solo per. Vabbè, aspetta. Dai al diavolo. Io attraverso il portale. Ok, devo sempre cercare il passaggio successivo, ma questa volta siamo senza Avalak, quindi fortunatamente o sfortunatamente, a seconda dei punti di vista, non ci saranno dialoghi e credo che dal vostro punto di vista sarà una cosa molto più veloce e indolore. Punto. Adesso il nostro Queen riflette un quarto dei danni che subiamo addosso agli aggressori. Ottimo. Direi qui che l'unica strada possibile è scendere per di qua e vediamo un po'. There it is. Mi sembra di aver visto durante la cutscene, che è durata un attimo, ovvero lì, un luogo di potere
Cosa che può essere molto interessante. Anche se vuol dire che questo luogo di potere si può ottenere tanto qui, perché non credo che noi possiamo tornare a volontà. Ecco, infatti. È l'equivalente del non respirare, quindi quei vapori. Perché praticamente sono velenosi e lui non è un imbecille. Allora, cerchiamo di capire dov'era quell'eventuale luogo di potere che avevo visto. Che tuttora non vedo più. Me lo sono perso. Che cacchio è questo? È senza cristallizzato. Beh, fa sempre bene avere roba in più. Ecco. Non ho capito come ho fatto a subire quel danno. Non ho la più pallida idea. Ma io conto di mettermi qui bello bello. E meditare un pochettino. Che non posso meditare. Quindi mi toccherà fare la cosa brutta e mangiare a non finire. Così faccio prima. Ecco, Place of power should draw from it. Ok, siamo tornati a un livello significativo di vita e ho trovato, effettivamente come avevo detto, effettivamente questo è un luogo di potere molto buono perché è un punto extra che non so dove mettere a questo punto, devo essere sincero. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante che non abbiamo massimizzato. Sì, abbiamo la potenza del... questo qui. Quindi il segno Irden che è 3. Io lo porto a 4 così che... Fa un pochettino più danno l'Irden e si rigenera un pochettino più velocemente come cacchio si dice? Il vigore. Allora, il coso è lì. Si può scendere da qui? Ok, siamo ritornati qui e abbiamo imparato che questi vapori di fatto ci uccidono quasi istantaneamente. E un po' mi preoccupa la cosa perché io non so minimamente come evitarli. Allora, dobbiamo arrivare lì. C'è una strada più diretta che magari io non ho valutato perché sono un imbecille di quelli grossi. Cioè, avete visto in quanto si è azzerato l'ossigeno? Forse è quello che prima aveva fatto danno, io non me ne ero accorto. Comunque sia, qui si scende. Ah, forse dobbiamo farci il giro molto largo, tipo passando per di qua, salendo su quella rupe, se così la vogliamo chiamare. Ok, salvo. Quindi pian piano salendo in questi modi. Solo che alcune sono veramente troppo lontane. Cioè, io non conto di arrivare lì prima che il coso si... Proviamo. Non credo possa funzionare sta cosa, ma... Dai, sali! Geralt, cacchio, sali! Ok. Funziona non benissimo, ma funziona. Tra l'altro io mi aggiungo, come avevo fatto prima, ma ovviamente si è persa la cosa, causa morte, la carne è qui in maniera tale da poter controbilanciare un pochettino il veleno. Ok. Stiamo messi veramente male qui. Devo arrivare lì quindi. Si può salire più in alto, quindi sperare in un salto fortunato? Non credo. Ok, salvi di nuovo. Però non mi piace questa cosa. Ad esempio, se io non avessi avuto la carne o altro, questo sarebbe sicuramente un suicidio fare questa cosa. Fortunatamente l'avevo. Allora, qui non credo dobbiamo passare in mezzo al gas, perché poi basta passare qui sopra. No. Ho detto un'emerita cavolata. Lì, quindi. Qui me la vedo dura. Ma siamo sicuri che non si possa bruciare? Era troppo facile. Lo ammetto, sarebbe stato troppo facile. Non credo di aver nulla che mi possa... Che cacchio vuoi che mi faccia il Queen? Il Queen mi potrebbe aiutare soltanto se impedisse all'aria di raggiungermi, ma non può funzionare così, altrimenti morirei asfissiato. Portale veloce, portale... Ah no, non dovevo. C'era ossigeno lì intorno, non me ne ero accorto. Cacchio, sono sott'acqua anche qui. Vabbè, fortunatamente abbiamo vicino il portale.
E meno male, io mi immagino se non c'era quell'ossigeno prima, cioè noi arrivavamo già che stavamo trattenendo respiro e morivamo. Carina però questa. Passaggio successivo. Questa mi sembra. Che freddo. Quindi corriamo il rischio di ipotermia. Ma qui penso che l'igni fa. Già. Cerchiamo di capire. Ok, come funziona qui la cosa? Sarebbe bello poter usare qui l'igni per autoregolare il proprio calore, ma non credo funzioni così. Quindi fuori e devo cercare un riparo. Tipo qui. Spago. Quindi qui è abitato da umani o pseudo-umani. Lungo la strada devo trovare ripari, quindi non so proprio come far. Ah, basta andare nelle zone credo che non siano coperte da neve, tipo qua. Io purtroppo non vedo nessun tipo di portale. Qui ancora. Laccio. E ci sono portali? Lì c'è un faro e delle case, però che sono abbastanza sommerse, quindi credo siano inutili per noi. Ah, ok. Perché la nostra vita si sta aumentando da sola? Non ne ho idea. Ah, cerchiamo, qui dovrebbe essere un riparo, considerato riparo. Perfetto. E piano piano, io sono curioso di andare lì giù dove c'è il faro, ma non vorrei farmi una mo... Cioè l'avrei fatto se non fossi, se non stessi registrando. Se stessi giocando solo per i fatti miei ci sarei andato per vedere cosa c'era, cosa non c'era, però. Ok. Un altro pochettino di carne perché ci aiuta. Ma mi sa che è lì giù da andare, dove bisogna andare, perché non vedo niente di che qui. Facciamo questo tentativo veramente imbecille di. Ok, dovevamo andare giù veramente. Mi sentivo leggermente come in Frozen. Light in a place like this. Someone must have lit it. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Io francamente spero che possiamo rificcarci qui dentro e non morire assiderati. Che ca... Qui non ci arriviamo lì giù, eh. Cioè, avessimo avuto la possibilità di meditare, sì, però non ce l'abbiamo. Raggiungi il faro. Oh, ottimo. Non so proprio come fare, perché. Cioè, come cacchio? Sì, qui me lo considera riparo? Nope. Però qui sì, perché è chiuso. Perfetto. Questa è tosta. Non avrei detto che ci potesse essere qualcosa di più tosto del. Come cacchio si chiamava? Della zona della piena di veleno. Però questa cosa è tosta. E sto finendo anche la carne. C'è qualcos'altro qui degno. Possiamo accenderlo e magari. Aspetta. Ah, quindi questo è un mondo praticamente che è stato distrutto dalla caccia selvaggia? L'unica spiegazione credo possa essere quella. Grazie al Queen che ci protegge. Io sono imbecille. E in effetti, mo che ci penso, l'effetto che ci dà qui è lo stesso che otteniamo quando combattiamo con la caccia selvaggia. Quella specie di debuff. E ci ha salvato la Queen, che però penso sia finito, quindi conviene rimetterlo. Morti. Perfetto. Questo potrebbe. Ora che ci penso, questo potrebbe essere il mondo della caccia selvaggia. Cioè, tecnicamente che siamo arrivati, quindi. Carne putrefatta, non me ne faccio niente. Rificchiamoci il Queen e corriamo come se fossimo. Non così imbecilli, perché se posso ottenere un pochettino di. Che cacchio è qua? Raccogli. Pietra unica di Veles minore. Nient'altro e continuiamo a avvicinarci. Questa cosa andrà per le lunghe, credo. Cosa me l'ha fatta esplodere il Queen? Ah, non mi dire che il Queen reagisce anche ai. Come si chiama? Al. Non era la parola prima o poi, eh. Al freddo, e quindi mi protegge dal freddo fin tanto che ce l'ho, perché in quel caso. È appena diventato il mio segno preferito. Ah.
rifacciamo luogo di nuovo. E lì ho visto un edificio. Però ho visto uno qui che è più vicino, quindi meno letale entrarci. Qualcosa di utile da lootare o da... Che cacchio c'è qui dentro? Fiala, fiala. Oggetti comuni, quindi siamo a 150 piedi dal nostro obiettivo, se così si può chiamare. E sì, la tormenta di neve ci spacca il Queen. Però quello significa che il Queen ci sta proteggendo. E grazie, Queen. Allora, dove siamo? 80 piedi. Abbiamo fatto quasi metà della strada. Diario di Tizio, che visto che l'ho beccato qui, almeno... non so perché ogni tanto mi ricompare il... Fiori sbocciano, c'è il freddo, siamo morti. Siamo morti, no? Siamo vuoti, era se fossimo in Dark Souls o all'Ortra. Allora, non vedo ripari che non sia quello già lì sotto, quindi penso che qui non ci stanno... Sono uccelli per diabetici e tocca correre. Anche se grazie al cielo il Queen ci aiuta, perché guardate cosa stiamo combinando qui grazie al Queen. Ah no, sfortunatamente qui si vede che è troppo intensa la cosa per farla funzionare, però il Queen ci ha aiutato ugualmente, perché sennò saremmo morti. Io direi di andarci. Chi ci incontriamo qua? Took you a while. Did you run into trouble? No. Just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eridan's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eridan start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? What would it have changed? Facciamo un po' di domande. Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. Show the way. Doesn't look safe here either. Let's go. Non ho chiesto in che mondo siamo perché immagino che sia un mondo in cui la caccia selvaggia ha razziato tutto. Perché sto bruciando? No, voi avete capito perché sto... Ah, sono passato sopra il fuoco, sono un cretino. Perfetto, prossimo viaggio. Cioè, prossimo mondo. Dovrebbe essere il posto giusto, quindi, se ho letto bene il titolo, la didascalia, anche se devo essere sincero, non sono riuscito a leggerla. Non possiamo Non posso usare i segni. Suppongo implichi una specie di zona neutrale in cui non si può fare nulla di violento. Io odio quando devo seguire Avalak, perché non posso correre. Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated than yours. Non mi dire che è lui quel pittore. Salve signorina. Fatto un elfo. Who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Crivan Spain, at Corman Maka and the Witcher of Rivia. Kepin. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crivan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? È abbastanza sofisticato. Siamo un po' sburberi, in effetti. Didn't come here for tea.
I must admit, you appearing here, quite the surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. No, but honesty's not a facet of your species, so quit spewing bile. Won't gain you anything. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. E cerchiamo di essere gentili. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Enshe. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Ah, è un surrealista o qualcosa. Purtroppo non sono un esperto d'arte. O impressionista. Vabbè, non mi ricordo. Stavo pensando che se ognuna delle quattro quest sotto questa quest principale sono così lunghe, la quest in sé è, cioè, enorme. Forse è più grande di quella per spezzare la maledizione di Uma. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it in your dream. Ah, yes. The Aneromancer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution and proclaim Avalach our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? Tra l'altro è piacevole rivedere di nuovo l'Orinomante tornare nella storyline. Molto piacevole. Di cui mi sfugge il nome, purtroppo, non mi ricordo. Tra l'altro era lei che era stata rimasta bloccata da Sara, il Godling che abbiamo visto nel precedente video, due video fa, non mi ricordo come l'ho divisi. Non è che sia molto esplicita come... Cioè, vabbè, era lì pronto, però non è che sia molto esplicito il suo coinvolgimento, la sua colpa, più che altro. You must face him on your terms, in this world, in a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Naglfare. Eredin will come too.
Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. A new portal to Tin Alia will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. Anche se non so perché tutta questa faccenda mi puzza un minimo. E Ciri è contento. C'ha quel sorrisetto da dare. Sto cercando di non sorridere. Ma grazie, papo! E Geralt gongola. Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Calm down. Avalar knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let Gels go too easily. Can never be too careful. Agreed. Yet I do believe Gels will keep his word. Withhold support from Eredin. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that? Defeating Eredin will be no small feat, but we will accomplish it. Find the sorceresses of the lodge and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Bene, il piano di Avalak per quanto riguarda. Ok, no, altra cutscene. Però abbiamo completato la quest. When I was last in Novigrad, I had my share of troubles. So I heard. A few people helped me then, others not so much. Now I mean to repay them both. Coming with? Devo prima fare una cosa perché voglio concludere il video. Love to accompany you, but I gotta do something first. In that case, I'll await you there. The market in Gildorf. Ok. Quindi abbiamo completato la quest in corso, e mi sfugge il nome, a me pare attraverso i mondi. Abbiamo fatto un livello che è il livello 28, che è molto importante in quanto ci fornisce un nuovo slot per i mutageni. Non so se ne ha disponibile uno super sgravato. No. Sì. Perfetto. A questo punto, tra l'altro ho sbloccato un achievement perché ho riempito tutti quanti i slot mutageni. A questo punto concludiamo qui questa quest. O meglio, concludiamo qui questo video e nel prossimo aiuteremo Ciri a regolare i suoi conti. Spero che il video vi sia piaciuto, in caso un like, un commento è sempre gradito e alla prossima ragazzi, ciao ciao!